Vediamo molto semplicemente come fare una batteria in multicanale, ovvero avere più canali, ognuno dei quali si occupa di un tamburo. Nello specifico utilizzo la SSD5, Steven Slate Drum. Allora, però vale per tutte le batterie, è proprio la stessa cosa. Allora, per sicurezza facciamo no perché dobbiamo capire bene il procedimento, così potete farlo anche in corso d'opera più avanti. Allora, attiviamo la batteria naturalmente, dopodiché per comodità importo. Allora, come sentite, suona tutto perché è tutto su un canale. Noi dobbiamo fare semplicemente questo. Clicchiamo col tasto destro e andiamo su questo, quindi praticamente costruisci un routing multicanale e facciamo sì. Lui ce ne mette 10.000, ok? Non ce ne servono tutti, ovviamente. Allora, detto questo, cosa dobbiamo fare? Praticamente andiamo qui, ogni tamburo lo assegniamo a un out, gli out sono questi. Quindi cosa succede? Che se noi diciamo che allora l'out 1 è questo, quindi tutto, dal 2 in poi ce l'abbiamo. Quindi per comodità, volendo, possiamo già eliminare questa, così abbiamo già il numero che è più chiaro, 2, 3, 4, eccetera, perché il primo tanto non viene usato. Quindi qua mettiamo pure 2. Quindi questo è il kick. Dopodiché qua tutto il rullante lo mettiamo nel 3. Poi volendo potete anche fare 3, 4, 5, quindi microfono sopra, microfono sotto su canali diversi, ma tanto il mix ce l'avete già qua, quindi non occorre. Però se volete applicare un effetto particolare solo su questo no. Poi normalmente il Charleston verrebbe prima. Quindi andiamo a cercare, lo mettiamo nel 4. I tom per comodità sul 5 i primi due e sul 6 gli altri. Ma volendo potete fare 5, 6, 7, 8. Questo è solo un esempio, tanto per farvi capire. Sul 9 il ride, 10 gli overhead e le room tutte e due le mettiamo sull'11. Tanto per. Allora, vi faccio vedere cosa è successo. Mettiamoci le cuffie. Allora, mi rompe il fatto che sia più veloce del normale. Comunque, qua c'è il kick. Infatti, se lo isoliamo, c'è il kick. Qua c'è solo il rullante perché abbiamo detto che al 3 abbiamo messo il rullante. Qua c'è il Charleston, qua ci sono i tom, abbiamo detto, quindi quando compaiono li troviamo. Ecco, al 7 non c'è niente perché io non ho messo niente. Mi sono dimenticato che esisteva anche il 7 prima dell'8. Perché ho fatto così? Ah, perché stavo dicendo, se mettete, potete anche fare 5, 6, 7, 8 e ho pensato di averlo messo. Quindi non si sente niente perché non ci ho messo niente. Quindi anche nell'8, nel 9 abbiamo messo il ride. Allora, il ride si sente più nell'overhead. Vi faccio sentire, eccolo qua. Dove si sentono ovviamente anche i piatti. Quindi nel 10, allora, qual è la mossa subito dopo? Naturalmente nominarli. Quindi nel 10 potremo mettere piatti. Qui mettiamo ride, tanto per essere veloci, per farvi capire. Qua mettiamo kick, snare, HH, questa per hi-hat, tom 1 e 2 e tom 3 e 4.
Adesso praticamente tutto il resto lo possiamo tranquillamente eliminare. Quindi nell'11 poi c'erano le room. Da qui in poi non ci servono questi canali. Però Reaper ce ne mette a disposizione perché magari ci va di separare ogni singolo suono. Cosa succede? Che una volta che abbiamo questo, intanto li coloriamo perché bisogna dargli un colore. Allora, adesso cosa succede? Che se noi mettiamo in solo questo si sente tutto, ma se noi facciamo questo non è che raddoppia il segnale, e così isoliamo il kick. Se invece avessimo doppiato, come facevo io, questa traccia in 1, 2, 3, quante sono, e avessi tenuto il singolo tamburo su ognuna, su ogni singola traccia c'è un doppione del plugin. Questo sovraccarica la CPU alla grandissima. Quindi questa cosa multicanale è utile per questo, perché sostanzialmente diciamo in modo molto semplice, e c'è anche scritto, vedi, receive, e qui dovrebbe esserci scritto send. E infatti praticamente cosa fa? Send, questa traccia manda a tutti gli output, a ogni output un certo tamburo, e c'è proprio scritto qui. Mentre tutte queste ricevono, quindi la traccia 1 riceve il canale 3-4, traccia 2 riceve 5-6, eccetera. Ovviamente poi il tutto ci serve per andare ad applicare le equalizzazioni e le correzioni di volume su ogni tamburo. Quindi sul kick, no? Ci mettiamo per dire così. Vi faccio sentire che effettivamente opera l'equalizzazione. Lo snare, tanto solo un esempio. Allora, qua siamo sullo snare. Come sentite, l'equalizzazione ha effetto, e ha effetto anche ovviamente sul tutto. Bypass attivo. Dopodiché, appunto, anche il kick, stessa cosa. Facciamo una cosa esagerata. Bypass attivo. Tutto. Bypass attivo. E funziona con ogni VST instrument che utilizza più out. Qualsiasi domanda scritta nei commenti, ci si vede.